Non era una partita facile, venivamo da due sconfitte e giocare tra le mura amiche ci ha aiutato sicuramente. Ci siamo detti tra di noi che, ecco, tre sconfitte di fila sarebbe stato un po' pesante. Dovevamo fare una partita difensiva e mi sembra che ci siamo riusciti, abbiamo difeso bene, abbiamo attaccato anche molto bene. Era importante vincere, tornare a essere in fiducia e intanto aspettiamo i nostri compagni che hanno i problemi fisici e dopo vediamo come va il campionato. Mi ha visto buona difesa anche nella prima parte, buonissima. Per come conoscevamo questi avversari, era importante difendere bene perché non andavano lasciati tiri aperti. Squadra capace di realizzare con più uomini, sempre dall'arco e in un qualsiasi modo. Sono molto bravi in questo. Quindi, da quel punto di vista, nei primi tre quarti, a parte gli ultimi 5 minuti dove ci siamo fermati, devo dire bene. Un po' più di difficoltà nella prima parte in attacco, poi piano piano ci siamo sciolti. Direi un terzo quarto molto importante, bene. Serviva a tutta la squadra, una partita senza il capitano in campo, vincerla era importante, soprattutto anche attaccando e giocando in questo modo qua nella seconda parte, in attacco parlo, no? Perché il capitano poi grande mano ce l'ha nella parte offensiva. Il discorso di Dimitri, sono la tipologia di scelte che Dimitri deve fare. Quindi non è un divieto del tiro, perché lui può farlo perché ha delle buonissime mani. È la tipologia di scelta che deve dosare. E non ne deve abusare, perché altrimenti poi non sarà mai pericoloso in area e la squadra ha tutti i suoi vantaggi che la squadra ha quando lui va dentro l'area, li perde. Ecco, quindi deve essere bravo ad usare tutte e due le armi. In quel caso lì diventa un giocatore molto molto importante offensivamente.